Grazie Presidente. Allora, se posso utilizzare un tono confidenziale, mi sia permesso e credo che il consigliere Corsetti non si arrabbierà. Allora, consigliere, no, capiamoci un attimo, no? Quando la diciamola tutta, no? Allora, nell'analisi di questo emendamento avevamo chiesto, insomma, che i fondi che vengono di fatto non tolti al municipio, malgrado il municipio per una dimenticanza abbia, diciamo, omesso di indicare che voleva trattenerli per una serie, così come era stato richiesto e così come era lecito aspettarsi, però può succedere che venissero questi fondi indirizzati per diciamo, la manutenzione di Via della Moschea, che è particolarmente ammalorata. Io sono sicuro della buona fede del consigliere Corsetti, però poi scopriamo che sull'intervento che eventualmente riguarda la manutenzione straordinaria di Via della Moschea incide già una delibera del municipio, la numero 20 del 27 aprile 2017, che indirizza gli oneri del PUP di Piazza delle Muse proprio per 2.673.000 euro circa, proprio per, fra le altre cose, la manutenzione di quella strada. Peraltro, delibera non corretta per motivi tecnici e quindi corretta a sua volta dalla delibera 31 del 2 agosto 2017. Forse anche questa da rivedere, perché qualche problemino sembrerebbe che ci sia pure su questa. Allora, noi quando prendiamo, diciamo, un impegno, soprattutto perché il secondo municipio, indipendentemente dalla colorazione del governo, è un municipio di Roma, è un municipio di questa città e ci teniamo a ribadirlo, che tutti i 15 municipi, indipendentemente da chi li governa, hanno e ricevono la medesima attenzione, per cui non torniamo indietro. Volevo tranquillizzare il consigliere Corsetti sulla decisione presa, per cui quei fondi verranno lasciati al municipio. Però a questo punto, e ci tengo, visto che poi rimane a verbale, magari suggeriamo, perché così il municipio, visto che non ha, cioè si è confuso su cosa poteva o dovesse fare con questi fondi, ci sono le strade, via Nizza, via Lorenzo il Magnifico, via Catania, via dei Coubertin, che hanno bisogno di interventi. I marciapiedi di via Lovanio, via Donatello, via Farasabina, via Le Romania, via Stimigliani, altrettanto. Allora, visto che prendiamo questo impegno oggi, proprio per dimostrare che questa amministrazione non lascia indietro nessuno e che i colori non ci interessano, perché qualche volta è stato pensato e immaginato, e questa è la prova che non è così. Quindi approvando, e esprimo qui ovviamente la nostra intenzione di votare con favore questo emendamento, di provare a gestirle in questa modalità. Questa è la modalità che ci piace, Orlando, mi permetto. Cioè, mettiamo sul tavolo tutto quello che c'è e poi troviamo le soluzioni insieme, magari anche con i consiglieri del movimento che nel municipio sono opposizione. Per cui ribadiamo questa intenzione, ma anche una modalità che riteniamo sia la più corretta e doverosa nei confronti dei cittadini, anche di un municipio che non è a guida Movimento 5 Stelle. Grazie.